dopo la partita della pace a Roma con il Papa, c'è nata questa idea, voglia di poterlo fare a casa mia, in San Siro, poter condividere con tanti miei amici una partita di calcio e soprattutto poter abbracciare a tutti i miei tifosi, tutti i tifosi del calcio che vorranno partecipare, perché soprattutto la vendita di tutti i biglietti verranno destinati a tante associazioni. Capitano, puoi darci già qualche nome di chi parteciperà alla partita? Ho parlato con Crespo, con Seedorf, con Zamorano, Cordova, Roby Baggio, Maldini, Senga, Varesi, sto parlando con Ghis, con Del Piero, non so se tutti potranno giocare, però di sicuro faranno parte di questo evento. Credo che è stato un momento a caldo, dopo subito lui si è accorto di che aveva commesso un errore e la cosa più importante credo che sia questa qua. Capitano, dopo quello che è successo ieri alla fine della partita, Ranocchio ha fatto quell'errore, adesso è il capitano dell'Inter, cosa ti senti di dire a lui? Andrea deve stare tranquillo perché è un ragazzo pieno di valori, è un grande professionista. Può capitare in una partita di calcio, di sicuro non sarà la prima volta perché io ho avuto una lunga carriera e di questi episodi mi sono capitati tantissimi. L'importante è che uno abbia la forza per poter ripartire. Dispiace per ieri, dispiace perché credo che abbiamo fatto una grande partita, purtroppo il risultato è stato ancora una volta negativo. Come si esce da questo periodo? Lavorando come lo stanno facendo, io credo che la testimonianza è la partita di ieri, credo che si sia visto delle cose positive, bisogna migliorare, speriamo che arrivi la vittoria che ci possa dare la svolta. Facciamo il cambio, scusate, passiamo di qua, da Mancini? L'ultima. Ti aspettavi qualcosa di più da Mancini? Mancini è un grandissimo allenatore, siamo tutti fiduciosi di tutto quello che fa e che farà.